L'altro punto, dialogo, dialogo, dialogo. La cosa più importante del matrimonio è tenere aperto il canale del dialogo e confrontarsi. Ok? È una rottura, soprattutto per gli uomini, perché in realtà le donne non fanno fatica a dire parliamo, no? Però gli uomini si rompono. Se è una rottura, parlare, lo so, ma è l'unica strada per non trovarsi all'improvviso con delle sorprese inaspettate. Ok? È l'unica strada, perché se non si parla, se non c'è un canale di comunicazione, se non c'è la possibilità per l'altra parte di parlare, c'è il rischio poi che la persona covi dei sentimenti, covi dei problemi, non, ci sono dei problemi che si sviluppano nel tempo di cui neanche vi accorgete, delle mentalità che si sviluppano, magari mentre siete al lavoro tutto il giorno, cioè avete la moglie che telefona all'amica divorziata stupida con mentalità rovina famiglie che vi sta rovinando la moglie, ok? E viceversa, e viceversa. Sul tema del dialogo io dico due cose. Agli uomini, anche se non è nella natura molto dell'uomo mettersi lì e dire dai, parliamo dei problemi, dimmi delle tue emozioni, cosa provi in questa, cioè, questa roba qui non è che gli uomini vadano matti, statisticamente, poi ci sono i sensibilioni, però non è che l'uomo statisticamente si mette e dice parlami dei tuoi sentimenti, come ti senti? E frega un tubo, cioè finché non li rompi, sta zitti, si mangia, il cibo è buono e così via, no? Le donne, cioè quindi da parte, il consiglio agli uomini è ragazzi, è una rottura, però cioè, è una roba che vale la pena fare. Vale la pena fare perché dà dei risultati. Alle mogli, alle donne, mi raccomando, oltre che parlare, ascoltate, perché partite a cassetta e poi non vi ferma più nessuno, ok? Quindi da una parte abbiamo l'estremo, ecco, vedete il miglioramento personale reciproco? Cioè da una parte le donne hanno questa tendenza a partire come dei treni, vai a fermarla te, che serve se devi buttare le bombe, no? Dall'altra parte l'uomo che non c'ha voglia. In realtà questi estremi opposti si equilibrano tra di loro, se c'è una visione costruttiva delle differenze. Poi, ragazzi, perdonatemi se stereotipizzo, diciamo, scusatemi se faccio un po' di stereotipi, anche un po' per ridere un po', però in realtà c'è un fondo di verità. Quindi, cosa che dico, adesso la dico in maniera unisex, però è chiaro che il consiglio è agli uomini, attenzione che un partner sottomesso è un partner pericoloso. Okay? Questo io l'ho visto tante volte nella vita, perché se sottometti il partner, magari lo metti nella condizione che non discute più, che ti dice sì e obbedisce, che abbassa la testa, eccetera, eccetera, rischi che sta covando delle cose che poi scoppiano. Che poi scoppiano in un modo o nell'altro e neanche te ne accorgi. Ok? Una moglie, questo lo dico tanto agli uomini perché gli piace avere la moglie addomesticabile, no? Che dice sempre di sì, eccetera, eccetera. Al netto del fatto che non è un invito alle mogli a diventare delle rompicoglioni, cioè, ok? Siete in moschea, quindi freniamo le parole. Cioè, non è un invito alle mogli a diventare dei bastian contrario. Però dico agli uomini, nella mia vita ho visto che la moglie un po' peperina, okay, che magari vi fa penare un po' di più, che discute, che almeno c'avete è una vetrina trasparente, sapete cosa c'avete al vostro fianco. La moglie che con l'aggressività, magari con la soggezione, magari perché ha poca autostima, magari per un motivo o per l'altro, poi in un modo o nell'altro si limita a dirvi si padrone, okay, attenzione perché poi scoppia. Perché poi scoppia. Io ho visto mogli di questo giro prendere i figli e scappare, ho visto mogli di questo giro andare con altri uomini, chiaramente mancava la fede, però l'ho visto anche con l'hijab. Ho visto mogli di questo tipo, come si dice, avere dei grossi problemi mentali e psicologici che uno non si accorgeva, poi trovava che gli riversava sui figli, poi ho visto poi mogli che poi sono andate e hanno rovinato il marito andando agli assistenti sociali, andando da qualche tipo di organizzazione, e oppure arriva la prima, la stereotipata, la solita donna con le idee marce, la psicofemminista, l'amica psicofemminista con le idee marce che
te la rovina se non è una tua alleata, ok? È meglio avere una moglie che è una pari, che è una con cui discutere, con cui rompersi le palle, a, scusate la parola, con cui rompersi le scatole, a battibecco, no? Per decidere ogni cosa bisogna un attimino passare del tempo, però almeno è tutto trasparente, tutto davanti a te. La moglie sottomessa è una moglie pericolosa. Ma questo vale anche per alcune donne che prendono il maschio, lo bastonano, cioè non lo bastonano, perché magari loro hanno una super personalità, lui magari è uno molto accondiscendente, però attenzione, perché ho visto anche questo, che poi l'uomo scappa. Scappa, ma non scappa nel senso che scappa, nel senso che sta poco a casa, si sfoga con gli amici, se è credente non va, non ha l'amante, però se non lo è, vi assicuro che se la fa, l'amante, eccetera, eccetera. Ok? Io ragazzi vi parlo di cose concrete, lo so che tra musulmani sembrano cose che non succedono, però vi assicuro che ho visto ex GMI alle posizioni, io sono stato nel direttivo nazionale, ex GMI a posizioni dirigenziali che dicevano i nostri problemi non toccheranno mai questo tipo di persone che hanno vissuto delle situazioni familiari molto pericolose. Per cui queste cose, saperle prima e togliersi quella sporcizia da bar dal cervello, vi aiuta ad avere un matrimonio che funziona meglio. Ok? E io aggiungo anche un'altra cosa: se sottometti il partner, hai perso l'opportunità di un matrimonio felice e ti condanni alla solitudine, perché è una comodità che è una scorciatoia, perché però paghi in altri modi. Ok? Quindi questo è un dialogo, dialogo, dialogo. L'altra cosa fondamentale da capire è che non esiste un unico modello di matrimonio.